Questi aerei, questo è Antonio Conte che sta atterrando a Capo Righino, ragazzi. Allora signori, bentornati o benvenuti sul canale, io sono Dario Detto il Darion. Oggi è sabato, siamo nella vigilia dell'ultima partita della stagione, Napoli-Lecce, finalmente domani finisce questa stagione. Abbiamo come sempre qualche aggiornamento da fare, prima di parlare rapidamente della partita, perché non è che non c'è tantissimo da dire sulla partita onestamente. Allora, ieri ci siamo lasciati con la situazione di Lorenzo, che a quanto pare dicono che sia veritiera, si parla di frattura insanabile addirittura tra Di Lorenzo e la società, questo è quello che ha detto Pedulla, quindi siamo di fronte all'ennesimo caso in cui un giocatore viene fatto fuori per dissapori, mettiamola così. Per quanto riguarda invece la panchina, ci siamo lasciati ieri con il famoso incontro tra Gasperini e Percassi, incontro che a quanto pare è andato bene. Si parla di un Gasperini che è praticamente più vicino alla permanenza che all'addio, si dice che abbia avuto una gratificazione economica, quindi si parla di aumento dell'ingaggio, però io penso che la cosa principale dell'incontro di ieri siano state un po' le ambizioni e le volontà dell'Atalanta, cioè se Gasperini resta vuol dire che gli hanno promesso cose importanti. Avevo letto permanenza dei top, in primis Coppa Meners, che secondo me è un po' difficile. Gli hanno promesso una squadra, diciamo, competitiva addirittura per lo scudetto, quindi diciamo che l'Atalanta, dopo aver vinto il trofeo europeo, sembra essere pronta a fare lo step in avanti, e quindi diciamo che Gasperini sembra più vicino alla permanenza rispetto alle ultime ore. E la cosa che mi ha fatto molto ridere onestamente è la seguente: Gasperini verso la permanenza all'Atalanta, il Napoli ripiega su Conte. Allora, che tu mi dici Conte è il ripiego di Gasperini, cioè Conte è il piano B di Gasperini, io onestamente mi faccio una grassa risata. Non si può sentire Conte alternativa a Gasperini, posso pensare un Pioli alternativa a Gasperini, ma non Conte. Cioè, raga, tu se vuoi Conte, cioè se tu vai su Conte vuol dire che quello è stato il primo nome in assoluto, cioè se tu vai su Conte è perché era stato il tuo obiettivo sin dal primo giorno, e probabilmente le varie voci su Gasperini, su Pioli, dico probabilmente il Napoli le avrà utilizzate per, tra virgolette, minacciare Conte, per dire senti, noi ti vogliamo, però se non accetti io vado a prendermi Gasperini e ti lascio a piedi. Riassumendo molto brevemente, potrebbe essere questa la cosa, perché poi ragazzi il calciomercato è anche vero che è fatto di strategie, è fatto di inganni, è fatto di bugia. Potrebbe essere veritiero, no? Che il Napoli sfrutta, diciamo, Gasperini per obbligare Conte ad accettare il Napoli, perché comunque la cosa certa ragazzi è che Conte a oggi non ha offerte, Conte non è che ha tutta sta grande disponibilità, quindi è anche un po' obbligato, diciamo, dalla situazione a dover accettare il Napoli. E ragazzi vi dico una cosa importante: se voi vi iscrivete al canale probabilmente Conte si convince ancora più velocemente, cioè ad ogni iscrizione che voi lascerete Conte si convincerà sempre di più a venire a Napoli, quindi io se fossi voi mi iscriverei al canale e attiverei anche la campanella, perché così Conte si convince ancora di più. E quindi niente, ora stanno dicendo che l'annuncio del nuovo allenatore arriverà entro martedì, potrebbe essere una data probabile, perché poi mi ricordo ad esempio all'epoca Gattuso, se vi ricordate, appena finita Napoli-Verona arriva il tweet. Ora è il segreto di Pulcinella che Calzona non rimarrà a Napoli, quindi mi aspetto una roba del genere pure adesso. Finisce Napoli-Lecce, arriva il tweet di De Laurentiis, grazie Calzona, tante belle cose, e poi dopo 24-48-72 ore potrebbe arrivare l'annuncio dell'allenatore. Sarà Conte? Pare che sarà Conte, però io non escludo sempre la sorpresa, la siringa proprio all'ultimo secondo. La siringa potrebbe essere Padre Pioli, potrebbe essere
un nome X che non è mai stato fatto finora, perché vi ricordo che l'anno scorso si parlava di Galtier, si parlava di tanti bei nomi, e poi alla fine è arrivato Garcia che nessuno aveva preso. Quindi io il nome X lì nascosto me lo tengo sempre. E quindi ragazzi, ci tocca aspettare, ma penso che ormai siamo agli sgoccioli, siamo vicini ormai alla fine di questa agonia, perché io onestamente la sto vivendo come un'agonia, perché un giorno dicono A, un giorno dicono B, domani dicono C, basta, cioè mi sono rotto, onestamente mi sono un po' rotto anche le palle. Detto questo, rapidamente, parliamo della partita di domani. Ragazzi, domani è una partita comunque potenzialmente importante, perché se vai al nono posto potresti qualificarti in conference se la Fiorentina dovesse vincere la conference. Devo fare un attimo una piccola correzione, perché giustamente qualcuno di voi mi ha corretto. L'Atalanta che arriva quinta e vince l'Europa League è una condizione che serve soltanto alla Roma per andare in Champions da sesta, ma a noi del Napoli interessa soltanto che la Fiorentina vinca la conference. Ora la Fiorentina ha vinto col Cagliari, quindi se non sbaglio è matematicamente ottava, quindi ora rimane soltanto l'ultimo parametro, ovvero vincere la Conference League. Però noi dobbiamo arrivare noni, in questo momento siamo decimi. Cosa deve succedere? Innanzitutto noi battiamo il Lecce, e il Torino non deve battere l'Atalanta, va bene anche un pareggio, però l'importante è che noi dobbiamo vincere. Quindi la partita di domani è assolutamente importante. Poi bisogna capire se è importante anche per la società, perché io non so se al Napoli, diciamo, se la società vuole giocare l'anno prossimo una Coppa Europea come la Conference, oppure preferisce giocare solo il campionato, questo non lo possiamo sapere. Però diciamo che la partita di domani è comunque ancora importante, ecco. Quindi io domani mi aspetto comunque la formazione, diciamo, tipo, anche se dal report allenamento non è che ci siano state notizie così positive, perché Mario Rui, sto leggendo il report, ha fatto personalizzato in palestra, quindi sicuramente non verrà convocato. Osimhen, Rachmani, Zielinski personalizzato in campo, quindi potrebbero anche essere convocati. E domani, cioè, è l'ultima partita di Zielinski e sarà probabilmente anche l'ultima partita di Osimhen, quindi io penso che verranno convocati in modo tale da salutarli. E poi la notizia più terribile di tutte quante, ragazzi, Dendon Kerr out per sindrome influenzale, quindi domani non vedremo Dendon Kerr tra i convocati. Quindi alla luce di questo report, quale sarà la formazione titolare? Questa qui che adesso state vedendo: 4-3-3, Meret in porta, Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus e Oliveira in difesa, a centrocampo Anguissa, Lobotka, Kajust, e davanti Kvara e Simeone certi del posto, mi stuzzica l'idea Ngong al posto di Politano, ma credo che Calzona metterà la formazione, diciamo, tipo per domani. E basta ragazzi, cioè io penso che, no, mo, con tutto il bene, allora il Lecce è salvo. Ora Gotti ha detto in conferenza stampa, è fondamentale arrivare al 13° posto perché ci sono soldi extra, il prestigio. Peccato che tutti questi discorsi li sta facendo solo adesso contro il Napoli, quando prima ha tranquillamente perso. È il Lecce, ok, è un Lecce comunque già salvo, quindi domani per il Lecce sarà una sorta di amichevole. Voglio sperare che almeno contro il Lecce si vinca, almeno quello. È anche vero che giochiamo in casa. Quest'anno, ragazzi, il Maradona è stato un fattore negativo, perché ho visto l'altro giorno la classifica del rendimento casa trasferta. Il Napoli è quarto nella classifica rendimento in trasferta, ma è 16° in casa. Cioè il rendimento del Napoli in casa è da zona retrocessione. E questa cosa domani potrebbe essere negativa. Quindi questo è quanto, ragazzi, non c'è tantissimo da dire onestamente sulla partita di domani. Io mi auguro soltanto che si vinca, perché io da tifoso la conference la voglio giocare. Poi ripeto, se dalla società arriva il segnale che è meglio l'anno prossimo fare soltanto il campionato, poi è tutto un altro paio di maniche. Quindi detto questo, ragazzi, godiamoci, tra virgolette, godiamoci la partita di domani, perché sarà l'ultima. Poi ci attende una lunga estate
fatta di notizie, contro notizie, verità, non verità, voci di mercato sui calciatori. È vero che ci sarà l'Europeo tra un mesetto, quindi un po' di calcio giocato lo vedremo, e vi avviso già, ragazzi, che probabilmente, cioè, io parlerò dell'Europeo su questo canale, perché altrimenti, cioè, devo fare qualcosa durante l'estate. Ovviamente ci saranno anche i video sul Napoli, quelli ci saranno sempre, però parleremo anche dell'Europeo tra un mesetto. Vi do un altro avviso: nella prossima settimana sarà la classica settimana del tiriamo le somme, quindi usciranno i pagelloni, uscirà la reaction al pronostico che abbiamo fatto sulla classifica a settembre, io e papà, e lì ci divertiremo perché abbiamo detto un sacco di stronzate. Quindi la prossima settimana sarà la classica settimana dei recapponi, mettiamola così. E poi, vabbè, ovviamente, se ci saranno notizie dell'ultima ora, annunci e controannunci, ne parleremo, però di base la settimana prossima aspettatevi i classici video da fine stagione. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo domani con l'ultima post partita della stagione. Fatemi sapere un po' la vostra nei commenti. Pensate che sia Conte il nome? Siamo ormai vicini all'annuncio finale? Ditemi un po' la vostra. Se volete, fatemi anche un pronostico per la partita di domani, se vi interessa fare un pronostico. E niente, lasciate un bel like, mi raccomando, se il video vi è piaciuto, e iscrivetevi, mi raccomando, perché se vi iscrivete Antonio Conte si convince e viene a Napoli, quindi voi siete determinanti nella trattativa Conte-Napoli. Detto questo, attivate anche la campanella, noi ci vediamo domani, buon sabato e buon weekend in generale, e sempre e comunque, forza Napoli, a domani.